Sono Francesca Castiglione, vicepresidente di Alao e redattore di Orchis, che è la nostra rivista. E niente, oggi affrontiamo un tema a cui tengo molto, che sono le orchidee da serra fredda. Questo perché capita spesso chi inizia a coltivare, che vede le orchidee in commercio, quindi nei garden, supermercati, un po' dappertutto, e si pensa che possono essere coltivate tutte allo stesso modo, e non è così purtroppo, cioè, purtroppo è dalla parte anche meno male, e ci sono spesso in commercio degli ibridi o specie che sono da serra fredda, classico Cymbidium, Dendrobium nobile, che verso Natale se ne trovano, si regalano e queste povere piante vengono messe in appartamento e non c'è, cioè, patiscono e spesso possono anche morire, non rifioriscono, ci sono tutti i motivi. Quindi è un corso base, soprattutto, poi guardiamo anche qualcosina un po' più nello specifico, proprio per insegnare chi si trova queste piante come gestirle, o comunque far informare la gente che se non ha l'ambiente adatto non si possono, meglio evitare di spendere i soldi per far morire comunque una pianta che non può essere coltivata in appartamento. Partiamo con la prima slide, è la cartina del mondo, quindi è la mappa di tutta la Terra. In questa mappa si vedono, spero che lo vedete più o meno, esattamente tutte le zone climatiche. Non è la carta di geografica, ok, è proprio delle zone climatiche. Le orchidee ci sono in tutto il mondo, quindi si trovano dappertutto, tranne dove ci sono i ghiacci, quindi temperature estreme, e nei deserti, quindi dove non c'è proprio acqua. Anche se ci sono alcune specie di orchidee dove inizia a esserci i deserti non eccessivi estremi, qualche specie si trova anche lì. Quindi sono veramente in tutto il mondo, ce ne abbiamo anche noi in Italia, e questo cosa ci fa capire? Se ci sono in tutto il mondo non possono essere coltivate tutte allo stesso modo, perché se una è sull'Himalaya o una è invece sul livello del mare, anche nello stesso stato, non possono essere coltivate allo stesso modo, cambiano le temperature, cambiano le temperature. E ok che le orchidee sono molto adattabili come piante, ma fino a un certo punto. Se pensiamo che una Phalaenopsis normalmente vive nelle zone tropicali, comunque a livelli bassi di altitudini, quindi temperature calde, aggrappate letteralmente sui rami, noi le coltiviamo sul nostro abbastanza bene sul nostro davanzale in casa, e non sono assolutamente attaccati ai muri o a qualche albero che abbiamo in casa, quindi sono molto adattabili, ma fino a un certo punto. Se è una pianta che in inverno raggiunge quasi lo zero, ci sono orchidee che alcune gli nevica anche sopra, non è ovvio che coltivate in appartamento hanno veramente difficoltà. Le orchidee tendenzialmente da serra fredda che conosciamo noi, quindi principalmente Cymbidium, Dendrobium nobile, tutte queste specie, poi dopo le vediamo, tendono ad arrivare da zone monsoniche, tutta la zona dell'Himalaya, la zona, quindi si parla di questa zona asiatica sulla catena dell'Himalaya, quindi sono piante che sono ad altitudini elevate, ma con la caratteristica del clima monsonico, quindi avremo estati calde dove piove acqua, tanta acqua, in inverno freddo e asciutto,
una pianta che vive in un clima così estremo ha bisogno di riprodurre questo. Ora poi vediamo il perché. Quali specie? Tendenzialmente i cimbidium, ci sono cimbidium, dendrobium nobile, quelli che vediamo nel solito commercio sono ibridi, dendrobium kingianum è una specie, dendrobium speciosum, pierardi, coelogine cristata, coelogine flaccida, pleione, vanda falcata, ludwigia di Collo, bletille, ci sono molte molte specie, ci sono veramente tante specie, quindi chi ha un giardino e non vuole spendere per riscaldare una serra perché è un costo molto elevato, si può fare tranquillamente una serra fredda e ci sono tantissime specie, tutte specie che non potrebbe tenere in appartamento. Quello che dico sempre ai corsi a tutti: prendete le specie o gli ibridi che sono corretti per il vostro ambiente. Ho la possibilità di coltivare in un posto freddo senza riscaldamento? Vado a scegliere quello che va bene per quell'ambiente. Ho solo l'appartamento? Ho solo i davanzali del mio appartamento? Vado a selezionare piante, che adesso poi vedremo oggi nel corso base per le orchidee da caldo, quindi coltivazione in casa. Vado a selezionare le specie o gli ibridi adatti a quell'ambiente, quindi piante che derivano da, hanno origine da posti da serra calda. Attenzione nelle famiglie, non tutti i cimbidium sono da serra fredda. Questo è giusto anche per farvi capire l'incontro, ce l'ho fatto mio marito tanti anni fa, era giovane qua. E è un cimbidium simulans. Le famiglie, quindi quando si parla di dendrobium, di cimbidium, della famiglia in generale, bisogna stare attenti che non tutte vengono, anche in questo caso, non hanno tutte la stessa provenienza, e quindi abbiamo specie da caldo, specie da serra intermedia, specie da freddo. Nei cimbidium è abbastanza facile capirlo, la maggior parte sono da freddo, gli ibridi che si trovano commercialmente sono tutti da freddo. Esistono le specie da caldo, spesso hanno, come vedete, fiori piccoli, cascanti, perché le specie da caldo sono verso la costa, non sono più semiterricole come i cimbidium che vivono in altitudine, sono epifiti, quindi andando verso la costa i cimbidium diventano epifiti, crescono come tutte le altre orchidee sugli alberi, ed è per questo che i fiori ricadono, perché non hanno suolo sotto, quindi possono essere ricadenti. Inoltre nella foco si nota poco, hanno quelle foglie, se le toccate non si piegano, sono spesse e carnose, e io li chiamo un po' carciofi perché sono veramente ingombranti, diventano enormi ma non si possono spostare le foglie, si spezzano, le piegate per piegarle è veramente limitata la cosa, e quindi li riconoscete. Non si trovano ibridi in commercio, bisogna andare dai coltivatori esperti come abbiamo in questo caso in questi giorni, che hanno queste specie, ma li riconoscete anche perché non si piegano, sono molto duri e hanno la foglia carnosa spessa e hanno poi la fioritura ricadente, molto belli e particolari, però bisogna ricordarsi che sono tantissima luce d'inverno e temperature calde, serve temperatura calda, quindi non vanno bene coltivate al freddo. Cimbidium da serra fredda, ci sono moltissime specie molto belle, ibridi cioè ormai ne hanno fatti di tutti i colori, dimensioni, ne hanno fatti veramente di qualunque, perfetto, facilissime da coltivare, cioè penso che siano tra le orchidee più robuste e resistenti, facili da coltivare se si segue la loro quello che hanno bisogno, il riposo invernale freddo e asciutto. Le orchidee che vivono in questi ambienti estremi, che hanno proprio questa stagionalità molto marcata, sono nate, si sono evolute per quell'ambiente. Per loro è come se fosse proprio un orologio biologico, quindi loro sanno che in inverno fa freddo, non piove e
hanno tantissima luce, perché spesso sono anche in foreste dove cadono le foglie, quindi hanno molta luce. Come sentono l'arrivare del caldo, sanno che arriva il periodo dove c'è acqua. Si ombreggia anche un po', perché soprattutto si trovano, piove sempre, sempre nuvolo, gli alberi iniziano a avere le foglie, ma soprattutto sanno che arriva l'acqua. Quindi dopo un riposo, che loro hanno poco da fare perché devono star ferme, e è anche qua il problema, se io in inverno li bagno, queste piante sanno che non sviluppano, non hanno bisogno di acqua, devono essere asciutte. Tenere noi qui, perché non possiamo tenere i cimbidium fuori? Non tanto per le... vabbè, quando va meno 10 è un problema, anche per loro, però non tanto per la temperatura bassa, l'acqua, la pioggia. Loro in inverno, se fa freddo e li teniamo bagnati, marciscono. Invece in estate hanno bisogno di molta acqua, quando inizia a arrivare la primavera, loro sanno che arriva l'acqua, è il periodo di svilupparsi. Quindi in primavera iniziano a buttare i nuovi getti, le nuove piante proprio, sviluppano completamente nella stagione estiva, quindi nella stagione calda, che hanno bisogno di molto concime e acqua, sviluppano completamente il nuovo pseudobulbo. In autunno nuovo pseudobulbo deve essere maturo, perché è lui che porta il fiore. Gli pseudobulbi degli anni precedenti non portano la fioritura, quindi se per qualche motivo viene rotto, si perde il nuovo pseudobulbo, quell'anno salta la fioritura, perché è solo il nuovo pseudobulbo che fiorisce. Se viene coltivato correttamente, quindi mangiare e bere, ed è sufficientemente sviluppato, in inverno poi fiorisce, ma se sente il freddo. Perché sente il freddo? Serve che gli sente il freddo. Per assurdo sono tutte orchidee che noi vediamo normalmente fiorite in inverno, sotto Natale. Ha un senso logico, perché uno può pensare, devo la pianta è l'unica cosa che intesta riprodursi e andare avanti. La sua unica intenzione è quella di riprodursi. Cosa succede? Uno dice, perché vai a fiorire nella stagione più scomoda? Quindi quando fa freddo ed asciutto. C'è un senso. Se io fiorisco quando fa caldo, la capsula dei semi per maturare ci mette un po' di mesi. Quindi se fiorisce nella stagione bella, avrà i semi pronti quando non possono germinare. Quindi, siccome sentono il freddo, iniziano a sentire il freddo, loro dicono, ok, arriva l'asciutto, arriva la stagione brutta, fiorisco, intanto ho magazzinato tutta l'estate e energie e nutrimento, fiorisco, produco la capsula, in modo che come torna la stagione dei monsoni, quindi come torna la stagione delle piogge, io libero i semi e loro possono germinare, arriva caldo e acqua. Questo è il meccanismo loro. Se io non faccio sentire il freddo ai cimbidium, soprattutto quelli ibridi grossi, o comunque tutti quelli che hanno come parenti, genitori, nelle zone più alte dell'Himalaya, non fioriscono. Quindi uno dei principali motivi è quello. Temperature arrivano anche a zero. E più o meno la temperatura è quella dei limoni. Dove vivono i limoni? Stanno tranquillamente loro. In Liguria, che possono, ovvio, sono picchi rari, cioè non è che c'è zero tutti i giorni, in Liguria li tengono sui balconi, nei giardini, fuori tutto l'anno, ma l'importante è lo sviluppo del nuovo pseudobulbo, che sia buono, e non bagnarli. Ora, dove non gela, si prendono le piogge, non è un problema. Ovviamente qui da noi, che qui al nord, che gela, se vengono bagnate, acqua più gelo, muore tutto. Io sincera li coltivo nel capannone dei trattori di mio padre, dove non c'è assolutamente riscaldamento. No, è chiuso, deve essere chiuso. Quando siamo, qualche anno fa, siamo andati a meno 20, è gelata l'acqua nera dei trattori del trattore. Quindi un pochino di sotto zero se lo sono presi. Erano completamente asciutti, non ho avuto danni alle piante, non ho avuto danni alle radici, non ho avuto danni agli steli. Sono molto resistenti, non devono essere asciutti, perché il cimbidium ha tre caratteristiche: il freddo in inverno asciutto,
ovviamente se li tenete in una zona dove la bastano anche quelle serrette, sì, io da esterno, si mettono lì dentro, l'importante è che se fa tanto freddo non vanno bagnati. Sul balcone. Luce, un cimbidium per essere sicuri che fiorisca deve avere quasi le foglie gialle, quindi in estate, ma soprattutto in inverno può prendere pieno sole praticamente tutto il giorno, in estate l'ideale è fargli prendere il sole le prime ore della mattina e le ultime ore del pomeriggio. Le ore centrali, essendo che comunque nelle zone monsoniche in estate sono un pelino più ombreggianti, qui e poi non c'è l'umidità che c'è l'acqua da noi, le ore centrali è meglio ombreggiarle un pochino, quindi sotto un albero che è meglio. Se la foglia ritende al giallo, quindi al chiaro, molto probabilmente poi fiorisce, dandogli a riposo. Sì. L'altra cosa è il concime. I cimbidium mangiano molto, quindi se lo le foglie sono gialle, gli date il freddo in autunno, inverno, e lo pseudobulbo almeno è grosso come quelli precedenti, allora vuol dire che è stato nutrito bene e fiorirà. Se il nuovo pseudobulbo è più piccolo, vuol dire che non ha sviluppato. Cioè lo pseudobulbo deve... quando la pianta è a massima dimensione, che più di così non deve non può crescere. La qualità è piccola, la qualità del tubo è piccolo. Sì, però se per caso io l'anno prima era così e l'anno dopo è così. Ah, si riduce. Se si riduce vuol dire che non è cresciuto correttamente. O è se è più grande meglio ancora, quando la pianta è al massimo della dimensione deve essere uguale. Altrimenti vuol dire che non ha immagazzinato abbastanza nutrimento e non riesce poi a fiorire. Quindi questo sicuramente. Quindi ci sono vari fattori. Come temperature, come vi dicevo, meglio evitare di scendere sotto lo zero. I 5 gradi di minime sarebbero perfetti. Anche i 10 gradi va bene. Quando si inizia a superare i 10 gradi, gli ibridi che hanno genitori che vogliono sentire il freddo suo proprio bene, allora a quel punto si inizia a rischiare che non possa fiorire. E niente, anche negli ibridi, essendo che i genitori possono essere presi da altitudini differenti, ci sono ibridi che hanno bisogno di sentire più freddo, ibridi che gli basta anche un pochino meno freddo, e quindi se li tenete tutti a 5 gradi fioriscono. Soprattutto non tutti fioriscono nello stesso momento, cioè non è che sentono il freddo a ottobre tutti buttano gli steli, ci sono i precoci che iniziano adesso che iniziano a raffrescarsi la sera, possono già iniziare a buttare gli steli, ci sono quelli che fioriscono nel centro dell'inverno e i tardivi tendenzialmente sono anche quelli che vogliono molto sentire molto il freddo. Io mi trovo ad averli fioriti a maggio, quindi sia la fioritura non tutti nello stesso momento, è anche un vantaggio perché vuol dire avere sempre qualcosa di fiorito, questo fa piacere. Dire riposo secco, se fa freddo capitano quegli inverni che siamo sempre a temperatura intorno ai 5 gradi sotto zero, sono stata capace di non innaffiare i cimbidi per 3 mesi. Inverni molto freddi, con poche e sempre nuvolo, ma tanto freddi, sono arrivati a stare senza acqua 3 mesi. Imparate ad osservare. Ci sono degli inverni che sono un po' più caldi, con giornate di sole, soprattutto se uno ha una serretta che quindi si scalda molto dentro, se vedete gli pseudobulbi iniziare a raggrinzirsi, e vale per tutte le orchidee che fanno riposo, dategli un goccio d'acqua, quando? La mattina, giornata calda, la mattina, evitate di bagnare la sera, mettiamo un altro carrello, e ecco che c'è l'altro, evitate di bagnare la sera perché andate nel momento poi più freddo della notte, dove è più rischioso, che partano marciumi, che parte di tutto, quindi si innaffia, si becca una giornata e non una giornata brutta già umida, prendete una giornata di sole
che così almeno la serretta sale di temperatura, le piante hanno il tempo di assorbire un po' d'acqua, ma anche di non rimanere zuppe per la notte, dove rischiate che partano marciumi, parte di tutto. Quindi questo è un accorgimento. Imparate ad osservare. Cioè, la pianta vi dice cosa ha bisogno. Se lo pseudobulbo inizia a raggrezzire, è vero che deve stare tutto l'inverno all'asciutto e al freddo, ma se inizia a raggrezzire troppo, un goccino d'acqua in una giornata un po' calda, datela, perché sennò rischiate che poi, cioè, da non farla seccare, soprattutto in questi inverni non abbastanza freddi. Capitano inverni veramente molto molto freddi, come quell'anno che siamo andati in Alessandria a meno 20, e sono stati 3 mesi senza vedere acqua, e non hanno avuto problemi. Poi ricomincia la primavera, ecco, quando portarle dentro controllate il meteo, le temperature. Io quando inizio a vedere che mettono 2 gradi la mattina, inizio a portarle dentro. Quando invece vedo che smettono le gelate, metto subito fuori, anche perché stare all'aria aperta rispetto al chiuso gli fa molto bene a loro. E quest'anno si sono presi la gelata di meno 3 di aprile, ho bruciato qualche boccio, per fortuna erano asciutti, non si sono fatti niente, quindi è andata bene, cioè hanno retto i meno 3 di questa primavera, di quelle giornate, di quella gelata purtroppo sfegata. Ci sono i Cymbidium Cascade, molto belli. Uno molto molto famoso, che trovate spesso anche, è il Sarah Jane Ice Cascade. Sono ibridi dove all'interno ci sono quelli da caldo, è per questo che sono cascanti. Sono tra l'altro compatti, quindi non sono quelle piante, perché quelli a fiore molto grande che fanno quegli stessi livelli tendenzialmente sono molto ingombranti. In questo caso invece sono più compatte. Sono tra quegli ibridi che, tenuti a 10 gradi di minime, anche un po' di più, non hanno problemi, fioriscono. Molti mi dicono non possono andare tanto giù di temperatura, io sincera sono assieme agli altri, vanno bene, non muoiono, e si sono presi di 0 gradi senza problemi. Quindi sono meno delicati a mio avviso di quello che spesso si dice sulla temperatura bassa. Stagione calda, questi sono i miei che ho in giardino, di qualche foto un po' vecchia. Come vedete sono esposti completamente a sud, l'ombreggiatura è data praticamente da quei 2 cespugli, basta. Quindi prendono veramente tanta tanta luce. Potete notare che le foglie sono molto chiare, quindi se si ha la possibilità di lasciarli fuori, ringraziano tanto, anche un balcone, però il Cymbidium sviluppa molto, è ingombrante, però coltivato fuori rende tanto. Stagione fredda, come detto, piena fioritura, quello lì è un capannone, quindi ecco, attenzione alla luce. Io, questo è un capannone molto luminoso, perché metà della parete è tutta di vetrata. Se non, anche in inverno, proprio per il problema che nelle zone monsoniche dove arrivano loro, ci sono spesso le foreste che perdono le foglie, per assurdo, anche se sono a riposo fermi, hanno bisogno più luce in inverno che in estate. Il rinvaso quando? Allora, io ci sono... Soprattutto sui social vedrete scritto di tutto e di ogni. Io li rinvaso quando prendo un Cymbidium, soprattutto commerciale, lo rinvaso in primavera subito. Il substrato di coltivazione, essendo spesso un materiale organico, va in decomposizione. Anche il semplice bark che usiamo per le phalaenopsis è legno, va cisce. Quando noi prendiamo una pianta del garden, quel substrato non è appena stata rinvasata nuova, è quello che ha avuto per tutto il tempo, cioè da quando è piccolina che l'hanno fatta crescere. Quel substrato ormai è degradato,
spesso ogni tanto ci mettono dentro delle robe che fanno paura, quindi quello che consiglio è, se la pianta è sana, l'apparato radicale è sano, viene presa in inverno di solito a fioritura, in primavera si rinvasa, perché la primavera la nuova vegetazione, spero che si vedano questa qua, queste qui, prima il vecchio pseudobulbo butta la nuova vegetazione, quando inizia a essere un po' grandino butta le radici, ovviamente lo fa a inizio primavera. Se io vado a rinvasare quando ha già buttato le radicine, sono le puntine, sono delicatissime. La radice di per sé non è tanto delicata, ma la puntina, l'apice, che è quello che sviluppa e cresce e fonda nel terreno, è sensibilissima, cioè basta sfiorarla che si spacca. Una radice che io spacco la punta, primo si blocca la radicazione prima che ributta qualcosa, e vado a perdere una gran parte della radicazione di tutto l'anno, di tutta la stagione bella, perché rotta una radice è difficile farla ripartire, cioè qualcosa riparte ma perde una percentuale molto alta di radicazione. Per far sviluppare correttamente lo pseudobulbo io ho bisogno di tutta quella radicazione. Chi coltiva i cimbidium da fiore reciso, le serre che fanno i cimbidium da fiore reciso, quando li dividono, non so, io mi tengo tutte le radici sane, tutto, adesso vediamo anche il rinvaso, loro a volte tagliano via metà il pane radicale, non si fanno problemi, intanto quello che gli interessa sono le radici nuove. Se ho un substrato nuovo, la radice del nuovo pseudobulbo affonda subito in un substrato ottimale, nuovo, non rischia di andare a marcire, e ecco perché è importante la primavera. Altro motivo, nella primavera è quando è stimolata a sviluppare. Se io vado a rinvasare in autunno e vado a fare dei tagli, delle rotture alle radici in autunno, quando la pianta deve andare invece a riposo, deve fermarsi e non crescere, il rinvaso è uno stress per la pianta, la pianta lo patisce molto di più. In primavera, essendo che il momento in cui sviluppa, che butta, che cresce, sì, ok, mi stai stressando, però intanto io parto, affondo le radici e riesco a sviluppare. In autunno invece la pianta deve prepararsi alla fioritura, non ha questo sviluppo. Se vi trovate, cioè il periodo ottimale è la primavera, quando iniziano a uscire quindi le nuove vegetazioni, prima che facciano le radici. Se vi trovate una pianta a metà anno, in pieno inverno, in qualunque momento, con problemi radicali, che sta marcendo tutto, a quel punto fregatevene e rinvasate. Cioè, che sia agosto, che sia luglio, settembre, ottobre, novembre, qualunque mese, se sta marcendo tutto, non aspettate. Perché continuare a tenere una pianta in un substrato scorretto, marcio, fradicio, che sono partiti i marciumi, non passa l'inverno. Non riuscite ad arrivare in primavera. Quindi pianta sana, primavera, se ho problemi, immediatamente. I cimbidium, essendo simpodiali, quindi continuano ad allargarsi, spesso poi si dividono, perché coltivati correttamente nel giro di 2-3 anni vi trovate una pianta che è gigantesca, cioè da un vasetto così in 4-5 anni diventa grossi così. Quindi soprattutto quelli vigorosi, ecco perché si dice sono ingombranti, cioè crescono, hanno uno sviluppo molto molto veloce. Ora vi faccio vedere il metodo che abbiamo trovato per facilitare la cosa. Dividere ste robe, avete capito, cioè te la faccio un mazzo tanto, sono veramente duri da dividere, non è facile. Io adesso li coltivo da una ventina d'anni e ne ho provate di tutti i colori, questo è il metodo mio che mi trovo bene, trovate il metodo che vi viene bene, scordatevi di prendere la pianta così e dividerla, cioè è proprio una roba, cioè un filmatino, è veramente difficile, cioè si fa, ma c'è da farsi un po' di mazzo.
Questo è un rimbalzo dimensioni che arriva in qualche anno. Questa era una ciotola, cioè un vaso di queste dimensioni, e l'altro no, poi invece l'altro è l'esempio di un vaso appena comprato. Spesso quando vengono coltivati, quindi rinvasati un anno sì, un anno no, massimo entro 3 anni, perché ovviamente poi il substrato degrada, quindi va sempre poi sostituito ogni 2, massimo 3 anni, vedete che comunque l'apparato radicale è districabile. Quelli appena comprati, che sono comunque coltivati per fiorire presto e tutto, non ci mettete le mani. Cioè io sincera, appena comprati li non riuscite a districarlo, invece poi negli anni successivi si fa la pulizia completa, si tolgono le radici morte, si elimina tutto il substrato e tutto, e poi si mette quello nuovo. Metodo. Ora poi c'è anche il video. Un modo per togliere il substrato velocemente: bagnare, canna dell'acqua messa a pressione e lavate via tutto quello che potete. In del rinvaso sempre meglio farlo con le radici bagnate. Questo vale per tutte le orchidee. La radice bagnata, la radice dell'orchidea, se avete notato, è molto spessa. La vera radice ha un filo duro all'interno, tutto quello che sta attorno è velame. Sono praticamente cellule che la pianta crea, fatta apposta per svilupparsi attorno alla radice. La cellula muore e rimane solo la parete, crea una vera e propria spugna. Quindi le orchidee cosa fanno? Hanno questa spugna attorno alla radice, che è il velame, piove, assorbono tutta l'acqua. Quando è bagnata, si riconosce perché la radice è verde, diventa elastica, flessibile. Non è che è un elastico, però è un pochino più flessibile. Quando è asciutta è un po' un effetto legno, perché non essendoci l'acqua le strutture si irrigidiscono ed è facile spezzarle. Quindi innaffiate bene la pianta, togliete dal vaso. Nei cimbidium non è facilissimo districare, quindi il getto dell'acqua forte vi aiuta cioè del terriccio, e vi aiuta tanto a eliminare e a pulire tutto. Metodo che usiamo per separare: accetta, mazzetta, vanga, che diventa un'arma, perché mio marito prima di dividere il cimbidium la fila con la fa diventare una lama, la vanga, in modo che può mettere si appoggia. Non prendete l'accetta e accettate, perché esplodete tutto. Essendo comunque morbido l'apparato radicale, se voi andate a accettare, schiacciate e distruggete tutto. Si appoggia la lama dove viene fatto il taglio, e con una mazzetta o un martello pesante ci picchiate contro per farla scendere. Si pian pianino scende e riuscite a separare. Quando separate le piante, mi raccomando, non sono dei narcisi, perché su Facebook sento delle robe che mi si accapponna la pelle, e soprattutto il numero di pseudobulbi. Il numero di pseudobulbi deve essere almeno di 3-4, se sono 5-6 meglio ancora, perché i vecchi pseudobulbi rimangono, anche se perdono le foglie e se sono sani, non vanno mai eliminati. È tutto nutrimento, sono un magazzino. Il vecchio pseudobulbo è un magazzino di acqua, di energie, di sostanze nutritive. E andare a mettere un singolo pseudobulbo non ha sufficiente scorta, per non è detto che riesca a far vegetare il nuovo pseudobulbo. Sicuramente vi perdete le fioriture per 2-3 anni, perché già sta facendo uno sforzo assurdo a fare quello nuovo, ci giochiamo assolutamente l'energia per poi fiorire, e non è detto che, se non è coltivato perfettamente, non è neanche detto che riesca a portare a sviluppo un pseudobulbo, e potrebbe rischiare di morire. Quindi minimo 3-4, 5-6 meglio ancora, devono essere sempre un minimo cestite, vale per tutte le orchidee simpodiali, non solo per i cimbidium. Cosa che ogni tanto sento, gruppi non di orchidee per fortuna, ma gruppi di scambio di piante generali, di giardino, che è scambio bulbo di cimbidium. E a me si accappona la pelle. Primo, sono pseudobulbi, non sono bulbi.
quindi gli pseudoculpi vanno gestiti diversamente, una pianta si gestisce diversamente. Purtroppo chi non conosce il mondo delle orchidee cosa fa? Prende la pianta, stacca tutti i bulbi uno per uno, li interrano e la pianta è morta. Succede questo, quindi anche lì quando si scambia attenzione a cosa combinano, perché ve le vedete in tutti i colori. Quindi pulizia completa, le radici vedete che sono completamente pulite, lavate, districate, si vedono ovviamente i nuovi getti, divisione, in questo caso accetta, in questo caso abbiamo la vanga. Questo è mio marito che smartella. Se notate la vanga sopra, a forza di rinvasi, perfino sono talmente poco duri che si è modificato il metallo. A forza di smazzarci sopra. Ok, messa a dimora. Purtroppo con la luce si vede poco. Vero che il vaso non deve essere gigante, meglio è tendenzialmente stretto. Non sono molto d'accordo su quelli che dicono che il cimbidium fiorisce nel vaso deve essere molto stretto. Se io metto un vaso troppo stretto, contando che in 2 anni sta roba raddoppia, dove sviluppa? Dove mette le nuove radici? Cioè fa uno sviluppo di apparato radicale molto profondo e ampio. Infatti i vasi per cimbidium io uso quelli neri che usano per gli alberi, cioè per i classici vasi neri alti da garden. Più alto è meglio è, il cimbidium sviluppa in profondità e fa un apparato radicale molto notevole. Quindi se io ho un apparato già radicale così e lo metto in un vaso appena più grande, ma dove sviluppa? In più l'anno dopo mi trovo già a rinvasarlo perché ho 8 che esplodono i vasi. Io adesso ne ho uno che ha sviluppato talmente tanto, c'era il vaso ormai un po' vecchietto, mi si è aperto in metà e gliel'ho buttato dentro un altro perché non è il periodo di rinvaso, perché stia tutto assieme. Quindi hanno la forza di spaccare i vasi di plastica. Quello che io faccio è tenere 2 dita, almeno tengo 2 dita di misura attorno al bordo, che ci sia spazio libero, in modo che in quei 2 anni c'è spazio per tutto il giro nuovo degli pseudobulbi, e vuol dire che hanno almeno 2 dita tutto attorno di substrato nuovo per poter radicare. Non va neanche, non è neanche corretto dire una pianta così e lo metto in un vaso così, perché nei substrati, soprattutto quelli di cimbidium che non è, ecco, la ricetta che vi do dopo è solo per cimbidium, non mettete Phalaenopsis o robe del genere in queste ricette, perché muore tutto, marcisce tutto. I cimbidium di dimensione grande che stanno a altitudini alte nell'Himalaya, nella catena montuosa, tendenzialmente stanno sul suolo e quindi c'è terriccio, c'è sabbia, queste cose qua, però se noi lo mettiamo in un vaso molto grande, dove non arriva la radice, dove non sviluppa, che ci mette tanto, nei lati si possono creare zone anossiche, cioè zone dove non c'è l'ossigeno, partono a prolificare batteri anossici, tutta roba che quando poi arriva la pianta, la radice della pianta in quel punto muore, bruciamo tutto. Quindi la dimensione è corretta, cioè non è che dico lo metto quasi così per 10 anni sono a posto, non cresce più, non devo più spostarlo, intanto comunque va cambiato sul substrato e quindi se il vaso più alto possibile, 2 dita, tutto, 2-3 dita tutto attorno tra bordo e pianta, e siete a posto per almeno questi 2-3 anni. Il livello del substrato è importantissimo. Il colletto delle piante, questo è un discorso che vi faccio per tutto il mondo delle piante, che siano orchidee, che siano alberi, che sia qualunque roba. Il colletto è una zona molto sensibile, che è esattamente la porzione di pianta dove finisce il fusto, il tronco, e si agganciano le radici. È un punto molto delicato dove possono partire marciumi. Se io prendo un albero e sotterro tanto così il tronco sotto, può marcire. Negli anni può marcire, partono i marciumi. Il colletto deve respirare. Stessa cosa nelle orchidee. Io ho lo pseudobulbo, dallo pseudobulbo si agganciano le radici,
Il terreno deve coprire completamente le radici, ma lasciare il colletto scoperto, lo pseudobulbo fuori. Purtroppo mi capita spesso di vedere cimbidium mezzi affossati sotto, perché così le piante sono stabili, non ballano. No, deve stare il colletto fuori. Primo, perché i nuovi pseudobulbi partono proprio da lì sotto. Se io l'ho affossato, questi come fanno a partire e uscire? Li bagno, marciscono sotto terra. Secondo, il colletto è molto delicato. È un punto delicato, quindi che può marcire. Quindi il livello, ricordate sempre che radici tutte sotto, pseudobulbo tutto fuori e il colletto a filo verso il fuori. Ricetta di questo substrato mi è stata data da un ex presidente Alao, un nostro ex presidente, e come vedete è un po', c'è un po' di roba, due parti di barco, la pillo, che è quello che è un po' grossolano che areggia, una parte di terriccio, una parte di sabbia, una parte di letame maturo di cavallo. Io il cavallo a casa sfrutto, se no va bene anche lo stallattico. Nei garden si vende lo stallattico di cavallo, se, a mio avviso è meglio lo sfarinato del pellettato, perché il pellettato, la radice, quando arriva in quel punto si trova un blocco di concentrato di concime, può essere bruciata. Vendono anche lo sfarinato si diluisce in tutto il substrato, quindi trova il concime omogeneo. Ma non ci sono punti di concentrazione. Tanti usano anche il pellettato e coltivano bene lo stesso. Se a mio avviso, se uno trova lo sfarinato, meglio ancora. Guardate più che altro che sia poi comunque letame tendenzialmente di cavallo, che è meglio rispetto a altri tipi di letami. Mezza parte di cenere. La cenere ha una funzione fondamentale, soprattutto per chi mette cimbidium in giardino. Sono una raccolta di nidi di lumaconi paurosi, perché è un substrato soffice, areato. I cimbidium in estate, essendo zona monsonica, si tengono molto umidi e bagnati. I lumaconi fanno festa. Io sono stata un po' schifata perché i primi anni non lo sapevo. Tiro su, ora di svasare c'era un blocco di robe viscide grosso così, da paura, sotto sul fondo. Ma soprattutto i fetenti, in inverno, quando poi escono i bocci, e visto che in autunno, che è umido e li abbiamo ancora fuori perché non gela, iniziano a uscire gli steli, vi divorano tutto. Quindi, anche oltre al fatto di dar fastidio di vedere sti cosi, quando svasi hai il problema che fanno sparire bocci e mangiano tutto. La cenere è uno di quelle sostanze, uno di quei materiali che a tutte le limacce, quindi lumache, lumaconi, ok, non piace. Se voi avete una aiuola che non volete che vadano le lumache dentro, che avete piante che molto apprezzate come alimento delle lumache, tipo le osta, se uno fa la barriera di cenere, non vanno, perché dà fastidio a loro. Strisciare sopra la cenere è uno di quei materiali che non piace. In effetti, aggiungendo la cenere all'interno del substrato, questo è un consiglio che mi aveva dato questo nostro presidente, ho ancora trovato qualche lumacone, ma nidi esagerati non ho mai più avuti, quindi è un aiuto. In più alla fine comunque con anche potassio, con cima un pochino, quindi si usa. Ecco, perché facciamo dei substrati appositi? Perché uno dice, sono piante che vivono, sono orchidee che normalmente in natura vivono sul tessuolo, perché non li pianto, cioè tipo in Liguria, perché non posso piantarle in mezzo al giardino? No, i substrati in quelle foreste non è terra, tendenzialmente sono anni di foglie che cadono, creano un substrato di humus, di materiale organico in via di decomposizione molto soffice e areato. Quindi è vero che vivono come terricole, ma in un substrato molto areato e anche comunque drena e tutto. Rimane umido ma areato. Se io vado a piantarlo nel nostro terra, che è gnocca, tipo poi da me non ne sarebbe bella caldina, è proprio terra rossa che ci fanno anche le case, soffocano subito.
quindi è per quello che non si piantano in pieno giardino, perché sì, ok, vivono sul suolo, ma il composto che trovano dove vivono loro è molto soffice, molto areato. Questo è un po' quello che ricreiamo. Il bark e la pinno sono uno l'altro, io sto passando alla pinno, è una pezzatura grossa, quindi quando si usano pezzature grosse ovviamente ci sono molti spazi e tutta aria, e si aggiunge però un po' di terriccio, che comunque è sempre un materiale organico soffice, come il letame, che quindi non essendo un'epifita hanno bisogno comunque di un substrato un po' più ricco, quindi non troppa aria nelle radici, ma neanche che le soffoca. Quindi andiamo a mescolare pezzature grosse che ci permettono di dare aerazione, con però materiale organico che rende soffice e trattiene un po' più di umidità. Passiamo a nuova famiglia, i Dendrobium. Come stessa cosa per i Cymbidium, attenzione che quando vedete un Dendrobium non sono da coltivare tutti allo stesso modo. Ci sono i Dendrobium da serra fredda, da serra intermedia, è una famiglia numerosissima, sviluppata su tutta l'Asia, quindi ovviamente stesso discorso, in base all'altitudine da dove provengono, ci sono da serra fredda, serra calda, serra intermedia. Ci sono molte specie da serra fredda, stesse caratteristiche del Cymbidium come temperature, tutto quelle da serra fredda e luce, perché sono stessa area monsonica, ma epifite. Quindi non potete usare la ricetta di prima per coltivarli, perché sono tutte piante che invece crescono sugli alberi. Crescendo sugli alberi, a questo punto invece dobbiamo cambiare substrato. Va benissimo il classico bark, quindi il legno, pezzatura quella media normale, che è la corteccia. Attenzione che non sia pacciamatura da pacciamatura. Il bark è una cosa, la corteccia da pacciamatura sono due cose differenti. Corteccia da pacciamatura alla resina è fatta per non far crescere le erbacce, è piena di resina. Come non crescono le erbacce nelle aiuole, non crescono le orchidee. Il bark invece è sempre corteccia di qualità di pino particolari, ma viene fatto, messo in autoclave ad alta temperatura e pressione per eliminare completamente la resina. Se lo usate da pacciamatura non fa nulla, ci cresce l'erba. Quindi due funzioni completamente diverse. Io sono passata, oppure si coltivano anche in substrati inorganici. Io ad esempio uso lapillo vulcanico, quello che si trova nei sacchi, si lava molto bene perché c'è la polvere, ha una carica minerale iniziale, quindi si mette per 2-3 giorni in ammollo in acqua piovana oppure acqua da osmosi, tutti i giorni si cambia l'acqua, si lascia in ammollo, va via l'eccesso di sali minerali. Il lapillo ha vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è una roccia, non rinvasate più se volete. Il legno degrada, marcisce, quindi va sostituito, il bark va sostituito. Il lapillo è roccia. Se l'apparato radicale non ha problemi, devo solo poi per cambiare il vaso, prendo tutto il blocco, metto nel nuovo vaso e faccio i classici piatti da terriccio dove aggiungo il substrato all'esterno, punto. Cosa che invece col bark va tolto tutto e cambiato. Contro pesante, dipende se avete dove appoggiarlo che regge, perché comunque tra l'altro lui assorbe il doppio, cioè se pesa un chilo bagnato pesa 2 kg, tanta acqua che assorbe, poi pesa proprio già di suo. E se uno vuole dividere la pianta, quando hai un blocco di roccia radice e vuoi spaccare a metà, inizia a essere un po' complicata. Col bark si faceva. I pro sono costo molto basso, siamo in media 5-6 euro, un sacco gigante, fate tanti di quei vasi che metà basta, se vuoi evitare di rinvasare non rivasi, e quindi ci sono tanti vantaggi. Soprattutto il lapillo, se voi lo bagnate, ha la caratteristica che dopo che è stato bagnato toglie l'eccesso di acqua, lo tocchi, non è mai bagnato, non ha mai acqua libera sulla superficie, tutta quella quantità di acqua che è il suo stesso peso che raccoglie, semplicemente tutto all'interno, la rilascia solo con umidità. Per le orchidee epifite è una condizione ottimale, l'orchidea epifita vuole la radice all'umido ma non vuole l'acqua,
non vuole l'acqua sempre a contatto nella radice. In natura le orchidee epifite vivono attaccate ai rami, zona ventilata, sono al vento, sono all'aria aperta, prendono l'acqua quando piove, quindi il velame assorbe tutta l'acqua, fa effetto spugna, finché non ripiove queste l'acqua non la vedono più, sono asciutte, c'è il vento che le asciuga, quindi immagazzinano l'acqua nella radice e la sfruttano finché non piove di nuovo. Avere sempre un substrato che è fradicio, bagnato, marcisce tutto. Il bello della pillo è proprio che ha questa caratteristica, che se voi lo bagnate, quando lo toccate sentite umido, ma le dita sono asciutte. Il bark, quando inizia a deteriorare, lo vedete, perché lo schiacciate, si disfa, diventa poltiglia, perché è legno che marcisce. È lì che iniziano a esserci problemi radicali, perché dove il bark degrada è acqua, è zuppo. Quindi abbiamo acqua a contatto con la radice, che poi partono i marciumi. Infatti una caratteristica, cosa che si dice sempre, la radice da asciutta è argentea, la radice bagnata è verde, quindi si bagna bene, si toglie tutta l'acqua in eccesso, mai acqua di sottovasi, cose del genere, si bagna molto molto bene, finché le radici sotto al vaso non sono argentee. Ecco perché spesso trovate le phalaenopsis nel vaso trasparente, è perché visivamente vi aiuta a bagnare. Finché sotto non sono argentee, non si bagna. Quando tutte le radici sono argentee, a quel punto innaffia di nuovo, si bagna bene bene, diventano tutte verdi e si aspetta. In inverno può capitare che innaffiate anche ogni 20 giorni. Solo che con i dendrobi da serra fredda, comunque tutte le epifite da serra fredda, attenzione che in inverno fanno un riposo freddo asciutto, quindi saranno sempre argente, cioè non fate il discorso diventa argente a bagno, perché quelle invece loro stanno proprio, essendo zone non solide, che stanno all'asciutto d'inverno. Anche qui gli pseudobulbi in realtà sono delle canne, sono pseudobulbi molto allungati, sono sempre comunque riserva di acqua e elementi nutritivi. Spirito di osservazione: se la canna inizia a raggrinzire troppo, a quel punto il discorso di prima dei cimbidi, al mattino di una giornata calda, soleggiata, rispetto al solito dell'inverno, al mattino vado a dargli un goccio d'acqua in modo che non si disidratano troppo. Stesso discorso dei cimbidi. E niente, quindi questo è più o meno la tecnica. Queste sono due foto del giardino botanico di Alessandria, la mia collezione è in esposizione al giardino botanico di Alessandria, però queste piante in particolare sono proprio del giardino, non sono mie. Praticamente sono tutti dendrobium kinjanum e perdelicatum. Il perdelicatum è un ibrido naturale che quindi si trova anche in natura. Effetto stupendo, questo è l'angolo più freddo della serra, che praticamente va a 5 gradi, e stesse caratteristiche che abbiamo parlato prima di cimbidium. In inverno tantissima luce, anche qualcosa di sole diretto, in estate possono tollerare sole diretto mattina e sera, rispetto ai cimbidium non nelle giornate centrali, essendo sempre in foreste dove cadono le foglie, hanno molto bisogno di luce, di tanta tanta luce in inverno. Quindi a parte il substrato, stessa coltivazione che abbiamo parlato dei cimbidi prima, stesse caratteristiche, ovviamente meno concime, perché gli unici che mangiano così tanto come l'età, addirittura arrivare a mangiare l'etame di cavallo, sono i cimbidium. Non mettetelo nelle altre orchidee, mettetelo solo nei cimbidium, nel resto bruciate tutto. Altre orchidee da serra fredda, quindi vedete che comunque c'è, se uno non vuole pagare il riscaldamento, ce n'è un mondo bello vasto dove c'è tanta possibilità di scelta. Qui a Comerio c'è la Serra di Utopia Tropicale, che è un'associazione che gestisce le serre del comune a Comerio, hanno una serra fredda che se uno entra sembra di entrare nei tropici, in realtà sono tutta roba da serra fredda e non hanno riscaldamento ed è molto molto bella, e hanno anche questi tipi di orchidee. Coelogine cristata,
e coelogine flaccida. Adesso sono altre specie che coltivate nella stessa maniera. Attenzione alla cristata, che, perché ogni tanto si trova anche nei garden. Pseudobulbi molto ciccioni, non devono distradare. Ama in estate tantissima acqua, non tutte le specie, perché nell'orchidea non si fa, alcune specie addirittura si mette sotto vaso con l'acqua. La cristata è una di quelle che può tollerare un sottovaso basso, non deve essere un livello alto, deve essere un mezzo centimetro. È una di quelle specie come il Dendrobium kingianum di prima, che in estate potete mettergli in sottovaso con mezzo centimetro d'acqua, tanta acqua prendono. Poi in inverno asciutte e ovviamente controllate gli pseudobulbi che non vadano in disidratazione. E io le tengo anche queste, sono state con cimbidium. Non le faccio andare così drasticamente giù, ma a 5 gradi tranquilli, come temperature minime va bene. Sono piante, ecco ad esempio la crestata, quando la mettevo nella veranda a temperatura intermedia, 14 gradi minime, l'ho messa nell'angolo dove andava 12, non c'era. Dendrobium specioso, ma uguale. Dendrobium che ha le canne alte così, fa dei grappoli grossi così, lo tenevo in serra intermedia e dove mi arrivava 12 di minimo, ok, non aveva sufficiente luce, non fioriva, mi sono rotta le scatole, c'è un coltivatore che si conosce, che lui abita in Liguria, e lui ce l'ha piantato in un vaso, proprio fuori, gli ha preso anche le nevicate, quando l'ho visto ho detto, ma ho avuto anche il mio principino in mezzo al capannone, dopo 10 anni che qua aspettavo mi ha fatto dei grappoli che facevano impressione. Non è collassato né morto perché comunque andava a temperatura abbastanza bassa, quindi il riposo glielo facevo fare, asciutto e tutto, ma non erano abbastanza basse da indurre la fioritura. O gli dai tantissima luce, perché adesso al giardino botanico e la temperatura non scende così tanto, ma è quasi al sole pieno, quindi ha tanta luce. Ludwigia Discolor, anche questa si trova molto carina, bellissima la foglia, è coltivata più per la foglia che il fiore, perché il fiore sono queste spighette di fiorellini bianchi, purtroppo non si vede bene la foto, c'è comunque un esemplare in mostra, ha le foglie color rosso scuro, quasi mattone, molto bello, con tutte queste venature dorate che sbarluccicano, molto carina. Anche lei è una pianta che si tiene comunque non troppo al freddo, ma fino a 10 gradi ci arriva. Tenuta al caldo non fiorisce e poi tende a collassare. Quindi non è da serra fredda, perché rispetto ve le ho messe comunque perché comunque la serra è fredda, poi c'è anche la fredda intermedia. Però tipo chi abita in appartamenti che hanno il vano fiscale non riscaldato con i finestroni, ecco, queste sono piante che poi Dendrobium nobile, i cimbidium che non vogliono più freddo pesante per fiorire, la Ludwigia, sono tutte piante che nei palazzi con queste scale con tutti i finestroni molto ampi e non riscaldate fredde vanno molto bene. Le Pleione, altro genere molto carino, in inverno sono completamente senza foglie, sono degli pseudobulbini grossi così, cioè, vedete queste pallottoline e basta, una roba, cioè in inverno sono bruttissimi perché ad esempio io li coltivo nei vasi dei bonsai, sono già più semiterricoli, quindi in questo caso substrato misto di terriccio, inerti, sabbia, voglio una cosa molto soffice, areata come cimbidium, senza letame, assolutamente. Anche la Ludwigia in un substrato areato, perché anche lei è più terricola, quindi un substrato soffice, areato, ma non mettete assolutamente letame, con cimi dentro, tipo pallini con cimi, queste cose qua, o letame, e sono molto carine, anche loro arrivano dalla zona monsonica, quindi in inverno, ecco loro ombra luminosa, ma assolutamente niente sole diretto, anche la Ludwigia, tutte e due meno uguali, sotto un albero, ok, fiori molto belli, perché fioriscono quando la nuova foglia spesso non è ancora sviluppata,
qualcuno dove non gela forte forte le coltiva direttamente in giardino, quindi si trovano anche proprio tenute fuori, dove non gelo calco questi si tengono fuori, molto belli. Neofinezia falcata, ora è stata nominata nuovamente e è entrata nella famiglia di Levanda. Qui c'è una diatriba pesante perché su internet trovate informazioni contrastanti, c'è chi dice che è da caldo, che in realtà lavanda falcata è originale del Giappone. Se pensate dov'è l'altitudine nel Giappone, non ha niente a vedere con l'Equatore, cioè è molto su, cioè ci sono, poi il Giappone ha zone un po' più calde, è come l'Italia, più o meno siamo a quel livello, quindi c'è zone dove nevica molto freddo e zone nella parte bassa del Giappone più o meno similare come noi nel sud d'Italia, clima completamente diverso, però come temperature ha la zona un po' più temperata e la zona un po' più fredda, comunque nell'area della zona temperata. Quindi dire che la lavanda falcata, che è tipica del Giappone, che è una pianta da caldo, anche no. Le mie piante sono nella zona fredda, nella serra intermedio fredda, dove tengo gli altri piante sempre da serra fredda del giardino botanico. Qui Utopia Tropicale raggiunge gli 0 gradi contro i vetri e la coltiva tranquillamente. Ovviamente non possiamo coltivarla fuori. Stessa cosa di Cimbidium, sempre per il bagnato, quindi per la zona più asciutta, non rischierei di mandarla a 0 gradi, ma come la Ludwigia, ok, tenetela a 10 gradi tranquillamente, un limite di 10-5 gradi li tiene, li sopporta senza problemi. Tenerla sempre al caldo può poi darle problemi. È molto carina, fa una fioritura, poi c'è un mondo dietro, le levanda falcate, contate che ogni famiglia di samurai ha il suo clone, cosa vuol dire? Sono tutte levande falcate, ovviamente poi ognuna è diversa, quindi facendo, seminando, incrociando sempre specie, quindi non è un ibrido, sono sempre specie, però questa è un po' più giallina, questa è un po' più rosina, ne prendo due rosine, le semino assieme per averla un po' più rosina, hanno tirato fuori dei cloni da foglia variegata, fiori, lei normalmente ha la foglia verde e fiori bianchi, sono arrivati quelli con il gambetto del fiore giallo, il fiore più giallo, il fiore rosa, le sfumature, solo la puntina, ne hanno trovate fatte di mille, sono stupende, ogni famiglia di samurai ha il suo clone ed è rappresentante della famiglia, cioè per loro è proprio una pianta storica di fondamentale proprio, cioè nel senso di importanza storica molto, molto elevata e molto belle, se si fanno asciugare tra una bagnatura e l'altra, si lasciano un po' più asciutte al freddo d'inverno, anche molto semplici da coltivare. Tra l'altro, fioritura ovviamente, sentono il freddo poi esplodono in fioritura. Bletilla striata, adoro, pianta che adoro, soprannominata giustamente orchidea da giardino. Non voglio vedere bletille striate in appartamento assolutamente, ma neanche di tutte quelle che abbiamo parlato oggi. La bletilla striata, varietà classica, è quasi infestante, spettacolo in piena terra, meno 20, non gliene frega di niente, buttatela giù, fate quello che volete, se avete una aiuola e vi siete appassionati di orchidee ci sta, se la tenete in vaso non tenetela fuori in inverno, è vero che regge tutto quello che volete, ma in vaso il gelo arriva anche dai fianchi, se io ho un vaso così, un conto è piantata in terra, il gelo arriva solo da sopra, quindi non succede niente, ma se viene aggredita col gelo anche da sotto e dall'esterno, a quel punto invece rischiate di perdere, se è tenuta in vaso perdete la pianta. Io questa qui è in vaso, ad esempio è una mia pianta, semplicemente intanto in inverno perde completamente la parte aerea,
cioè la bletilla sparisce in inverno, diventa secca in autunno, taglia zero e ti trovi vicino dalla gran terra. Io quella, quando le avevo in vaso, prendevo, mettevo in cantina senza bagnarle, stavano in cantina, come smette di gelare in primavera, ma più che altro che passato febbraio dove gela forte, da marzo in poi portavo in giardino e poi loro quando iniziano a ripuntare innaffiavo. Se si prendono le piogge anche se le prendeva. Quindi è una pianta veramente robusta. Diversamente sono le piante quelle, le varietà particolari. Ci sono, nelle bletilla c'è un mondo di varietà, costicchiano, però c'è la Blue Dragon che ha i fiori più azzurri, c'è la Pelorica che è quella con tre labelli, c'è la Alba, ci sono quelle con le foglie variegate. Le altre varietà, la Cuchebé, cioè quella bianca con la punta del labello rosa, poi hanno ibridato tipo la bletilla ocracea con, che è quella gialla assieme alla bletilla striata rosa, quindi troviamo anche color salmone, ormai troviamo tutti i colori, molto belle anche con fiori più grossi, quelle sono più delicate. Io ce le ho in piena terra, sinceramente da qualche anno ho provato, le tiro su, le metto in vaso, fanno fatica a sviluppare, sono molto più lente a sviluppare, accestiscono meno velocemente, patiscono di più il ristagno di acqua, sono molto belle ma un pochino più delicate. In vaso vanno benissimo e l'importante poi è ripararle dal gelo, ma sempre se era fredda, garage, qualunque roba, freddo, non riscaldato. Un punto sull'ocracea, anche lì ci sono le diatribe. Io ho un amico che la coltiva in paese qua sopra, fuori, piena terra, e non è vero che è così delicata al gelo. Gli mette un po' di pacciamatura sopra rispetto alla bletilla normale. La caratteristica bella è che questa fiorisce in primavera, la locracea fa il fiore giallo un po' più grosso di questa, il doppio, e fiorisce un mese e mezzo, due mesi dopo. Quindi si trova anche la fioritura a calare. Questa è nel mio giardino, in mezzo alle rose, cioè quindi capite che è proprio non da battaglia di più. Boh, passiamo, grazie per avermi essere stati e aver seguito. Due cose sull'associazione: noi siamo l'associazione Lombarda Motori Orchidee, abbiamo un sito dove trovate tantissimo materiale che è www.lao.it. Quindi qualunque dubbio, ci sono schede di coltivazione, c'è veramente tanto. Sopra noi siamo al banco per qualunque domanda, qualunque cosa, avete dubbi ci siamo, abbiamo la pagina Facebook, quindi abbiamo una rivista nostra, quindi per chi è interessato abbiamo anche una rivista. Purtroppo essendo una rivista, un'associazione non a scopo di lucro, è registrata in tribunale tutto, quindi è ufficiale, ma non è possibile purtroppo venderla al pubblico, perché non è proprio vendibile, quindi la diamo semplicemente ai soci, ma sul sito trovate la versione libera. Tanti articoli, cioè proprio c'è il PDF con versione integrale per i soci, ma c'è anche tanti articoli liberi che potete leggerli, quindi tutto materiale che se avete, volete approfondire c'è. Domande? Ho parlato della celogine cristata. Sì. Un bulbo molto cicciotto, sì. Però non ho capito bene le temperature che deve avere, minime e massime. Allora, massime sono quelle che contano meno. Allora, nella coltivazione delle orchidee, tranne per alcune specie, infime un pochino, in realtà è semplicemente una questione di dove crescono in natura, ci sono delle specie che vivono, soprattutto quelle che vivono ad altitudini molto alte, bellissime, Dracule, Masdevaglia, sono tutte piante che si superano i 25 gradi di massime, schiattano. Ci sono tantissime pleurotalis anche così, perché sono soprattutto quelle che, specie che vengono però dalla catena delle Ande. Io ci sono stata in Ecuador e in effetti avevo un giubbottino perché avevo freddo, quindi sono andata a vedere in natura. Sono piante che hanno, praticamente vivono nelle nuvole, cioè c'è perennemente nebbia, vento e nebbia, ma non è nebbia, sono proprio le nuvole che arrivano contro la montagna e tu sei effettivamente dentro la nuvola. L'effetto è la stessa della nebbia comunque, quindi ventilazione nebbia, in questo caso in realtà non possono assolutamente vedere il sole e sono a un'altitudine dove un clima molto standard, dove le minime sono a 15 gradi,
di giorno ci sono le massime di 25, più o meno lo sbalzo quello, fisse, tutto l'anno. Punto. Quelle sono piante che se tu vai a mettere al caldo nelle nostre estati, dopo 3 o 4 giorni che superano i 30 gradi, le tocchi fanno sbrum, ma proprio collassano. Cioè, tu vedi la pianta bella, la tocchi, si smonta letteralmente e cade tutta terra. Quindi, come detto prima, bisogna sempre vedere l'ambiente di origine dove sono in natura. L'acqua leogena cristata, sinceramente, è una di quelle piante che se uno gli fa fare il riposo in inverno, la tiene asciutta e fredda, attenzione agli psilocubi, non fateli accartocciare, perché quella si accartoccia proprio, cioè si riduce della metà. Una volta accartocciati, anche se gli date l'acqua, non si rigonfiano completamente. Quindi se vedete che iniziano un pochino a disidratarsi, gli date da bere. Ovvio che poi dipende dall'ambiente. Se io ho una serra che tendo a tenere il minimo di temperatura, ovviamente do meno acqua. Se di giorno coltivo in una serra dove mi si alzano le temperature per esposizione buona o quello che è, più è ovvio che si dà un pochino più di acqua. Imparate ad osservare. Osservate lo pseudobulbo finché ciccio in inverno, tenete l'asciutta, se inizia a disidratarsi, un goccino d'acqua in inverno sempre la mattina, in modo che non arriva fradicia la sera che partono marciumi. In estate acqua, datemi acqua. Ma in inverno la minima fino a quando consiste? Anche 5 gradi, anche l'altra, la flaccida, non ha grossi problemi. Le mie vanno sui 5 gradi. Grazie. Ecco, quelle lì non portatele al limite, cioè cercate di non andare troppo sotto. Perché poi essendo che hanno gli pseudobulbi molto pieni d'acqua, molto ciccioni, andare proprio a toccare lo zero non è il massimo. Più o meno quando inizio a portare sul video mi si sente? Non si sente più vicino quando posso iniziare a portare sul video non sole. Allora in realtà adesso puoi iniziare a io sincera finché sono fuori dove li metto i fiori, cioè l'unico giorno questo raggio di sole mi ha fatto 4 foglie nere, si è ustionato all'istante. Allora se non è abituato esatto, se non è abituato il sole la pianta non è ancora, soprattutto quella appena comprate, a questo punto sì. Allora l'ideale è partire nell'inverno, febbraio marzo. Quando li portate fuori, febbraio, marzo, quel periodo lì? Esatto. Se adesso lo prende mattino e sera, quando la metti dentro la serretta, che comunque siamo quasi ormai a novembre, perché non è più, cioè, una volta a novembre andavi ai santi in cimitero col cappotto e la neve, adesso ci vai anche in maglione. Sta cambiando tanto il clima. Io ultimamente mi sto trovando a portare i cipigli dentro per non rischiare nel periodo dei santi. Cioè dico, vabbè, ci sono i santi, prossima settimana li butto dentro. Cioè ormai lo tengo come... Perché dico, ma siamo a novembre. A me è capitato qualche anno fa, io vabbè sono Alessandria, ma per assurdo Alessandria fa più freddo che qua a zona Varese, perché c'è il lago che... spettacolo. Il clima tanta roba, cioè, anche da me mi è capitato qualche anno che potevo tranquillamente portare dentro il dicembre perché è iniziato a gelare a gennaio, quindi tenete d'occhio le temperature. Quando ormai il sole di dicembre, di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, il sole delle 10 del mattino, 5 del pomeriggio che prendono in piena estate è più forte di quello che c'è a mezzogiorno in inverno, quindi se a novembre ritirate il cimidio e lo mettete in pieno sole, intanto c'è la copertura che già un pochino filtra, perché anche semplicemente un vetro ti protegge il UV, che sono quelli che bruciano, quindi quando lo ritirate, anche se è in pieno sole, non avete problemi, assolutamente. Quando lo riportate fuori, lo rimettete in posizione che lo si mette subito dove le ore centrali non prende il sole, che è quello che tenete in estate, anche perché uno è che sta lì a fargli fare la transumanza del giardino per le ore del sole, piazzate dove deve stare in estate, finita lì. L'unica accortezza è quando si comprano nuovi. Un cimbidium comprato nuovo da serra
anche il sole diretto delle prime ore del mattino potrebbe fare danni, perché lì invece quelli più fatti in serra può essere un problema. Quindi pian pianino. Poi a me è capitato di bruciarlo completamente, sono rimasto più solo due colpi praticamente, era una roba schifida, orrendissima, perché me lo sono dimenticato, portandoli fuori, me lo sono dimenticato, era sera, me lo sono dimenticato proprio in un angolo, e rimane in piedi, ha fatto un giorno intero, cioè pieno sole, strinato completamente, c'era nero, bianco già, cioè c'era più niente, tagliato le foglie, messo nella zona giusta, nuovi pseudobulbi, in autunno era di nuovo verde, centro vuoto perché ormai è già più niente, però sono veramente veramente robusti, cioè se uno segue queste due o tre accortezze fa, cioè il cimino è veramente facile da coltivare, io li chiamo le orchidee muletto, perché per ammazzarle vuol dire che ti devi impegnare. Ecco, mi è capitato con qualche socio che ha preso la lettera riposo invernale asciutto freddo, peccato che come parlavamo ci sono degli inverni ultimamente che rischi che fino a dicembre non fa seriamente freddo, quindi quando poi lo mettete dentro non è così freddo, ma questi qui gli ha dato acqua da ottobre, a un certo punto mi manda le foto, ma c'è qualcosa che non va, era praticamente risucchiato, gli ho detto sì, ma da quando è che non vai? Da ottobre, un attimo, se tagli dell'acqua perché qua lo stai facendo morire di sete. L'importante è tutte le orchidee che fanno riposo che siano asciutte nel momento che è freddo, cioè quando ci sono i picchi di temperature minime, le più basse, che si va verso lo 0, verso i 5 gradi, è lì che devono essere asciutti. Se già sono a 10 gradi, loro vanno ancora avanti, quindi bisogna imparare a osservarle. La pianta vi dice se sta andando tutto correttamente. Ecco, una cosa che non vi ho detto, è vero che nel substrato di cimbino c'è già l'etame di cavallo, mangiano molto di più, quindi potete concimare tranquillamente, anche poi ovviamente le altre che non si mette l'etame vanno concimate, attenzione alle dosi che mettono nei concimi dei garden, quello che leggete dietro, fate almeno la metà perché si brucia tutto. È un discorso molto complesso, che poi se parleremo oggi nel corso base l'altro. In natura le orchidee hanno acqua piovana, quindi quello che mangiano è quel poco di che si decompone sul ramo, quella più fortunata la cacchina di uccello in testa, cioè se gli cagano sul ramo sopra sono fortunatissime, quindi già l'acqua di rubinetto è un problema perché è acqua ricca di sali minerali, calcare, qualunque cosa. Il cimbidium tollera, io i cimbidium li uso con l'acqua del pozzo, non aggiungo concime perché brucia tutto. Se noi, di solito si parla di conducibilità elettrica, i sali minerali conducono elettricità, quindi più sali minerali ci sono all'interno dell'acqua, più la conducibilità è alta. Qui non lo so, è già più bassa. A casa mia l'acqua del pozzo, o comunque l'acqua potabile, è già dai oltre i 500-600 microsiemens. Un'orchidea epifita normale, la conducibilità di quelle non delicate, la conducibilità da dare è intorno ai 200-300. Se io a 500 microsiemens aggiungo la dose che c'è lì di concime scritto sui flacconi, supero i 1000, brucio tutto, cioè si bruciano proprio le radici. L'ideale sarebbe acqua piovana, acqua d'osmosi o per chi ha poche piante, perché sennò diventa una spesa incubo, l'acqua, quella delle bottiglie, non voglio dire marche, ma ci sono quelle a bassa conducibilità che è intorno al 30 di solito, allora, si aggiunge il concime fino ad arrivare a 200-300 e si innaffia. Quando si usa questo tipo di acqua con questo livello di sali minerali si bagna sempre così, una volta ogni tanto, ogni due mesi o tre mesi si bagna invece bene le piante con sola acqua che vanno ad osmosi per lavare via i sali minerali che possono depositarsi, che si possono accumulare nel vaso, in modo che poi non vadano a bruciare le radici. Non è un discorso un po' complesso. Se uno vuole usare acqua da rubinetto, la usa stando attento, soprattutto agli usaggi delle concime, perché sennò veramente si rischia di bruciare. Noi coltivatori che andiamo poi sulle collezioni con specie ove, passiamo tutti acqua piovana da osmosi e aggiungiamo concime.
perché sennò diventa... Altre cose, attenzione ai concimi, perché si va benissimo il classico bilanciato 20-20-20 con microelementi, ma due elementi molto fondamentali per le piante in generale sono il calcio e il magnesio. Il calcio e il magnesio non possono essere messi nel concime bilanciato, perché come voi mettete in soluzione nitrato di calcio o solfato di magnesio assieme al concime, formate il gesso. È per quello che sono divisi, precipita tutto e quindi non riuscite a darlo. Quindi è importante alternare ogni tanto il nitrato di calcio e il solfato di magnesio, che lo trovate in farmacia ovunque come sotto forma di sale di Epson. E nitrato di calcio si trova, cioè lo buttano nei campi, si trova, è una roba, costa poco, si trova veramente dappertutto, è facile e si scioglie anche lui molto bene. Quindi va bene dare il bilanciato, che è quello che ha tutto, quindi azoto, fosforo, tutto, ma ogni tanto va bene, alternate anche il nitrato di calcio e il nitrato di magnesio. Il magnesio, ad esempio, perché è così importante? La cellula della clorofilla, la struttura proprio atomica della clorofilla, è costruita attorno all'atomo del magnesio. Quindi se la pianta, e non ha altro modo la pianta di prendersi sto magnesio, se non gli do il magnesio non può costruire la cellula per la clorofilla. Senza clorofilla la pianta non ce la fa. Quindi è per quello che è fondamentale dare anche il nitrato di calcio, perché il calcio e il magnesio sono elementi fondamentali per la crescita della pianta, che gli servono per costruire e sviluppare, ma che purtroppo non si possono mettere all'interno del concime, perché sennò ho fatto proprio il gesso e vero e proprio. Io in primavera ho ricevuto un mini cimbidium camelia, e dopo la fioritura ha messo dei nuovi pseudobulbi. Sì. E siccome non ci stava più nel vaso, settimana scorsa mi sono messa a rinvasarlo, solo che dal gruppo di Facebook mi hanno detto di mettere solo bark. Allora, starci solo con quello per ora, oppure sì, i mini cimbidium tendenzialmente sono tutti ibridi che arrivano dalle piante, dalle specie originali come genitori, della parte più bassa come altitudine, e sono epifiti. Normalmente negli ibridi si capisce molto bene se sono abbastanza all'occhio, se sono ibridi da serra fredda fredda o già più da intermedia, perché i bestioni di una volta, quelli alti così che facevano quei patelloni che da reciso sono spettacolari, che nei matrimoni fanno il loro figurone e tutto, quelli quando sono molto grandi, quelli sono tendenzialmente le altitudini più alte, sono da serra molto fredda. Ovviamente essendo che si abbassa, poi andando verso la costa diventano epifiti, a parte quelle specie che abbiamo visto tipo il Simulans con ste foglie durissime, ok, ma molti poi tendono a diventare più piccoli. Quindi negli ultimi anni stanno ibridando, usando i cimbidium specie più da altitudini basse, quindi dove fa meno freddo, per riuscire a ridurre le dimensioni delle piante. Quindi sono cimbidium che hanno meno problemi se non gli dai il freddo freddo per fiorire, ma tollerano anche di più il bark, perché comunque hanno genitori epifiti dentro, quindi puoi farlo, sì, assolutamente. Nel mini cimbidium al massimo aggiungi un po' più di lapillo o di bark, sì, in base a quelli dei due usi, aggiungi un po' di percentuale, però io ti dico, io ho l'ice cascade, ne ho altri e sono tutti in questo strato lì e non ho problemi, però se vuoi, essendo che hanno genitori un po' più epifiti, puoi ridurre un pochino il terriccio, aggiungere un pochino di anche ridurre un po' di stallati con l'etame e aggiungere un po' più di bark, però non hanno problemi. E non ritoccarlo, cioè aspetta la primavera prima di... C'è gente che coltiva il cimbidium in puro bark, non ha, a parte le specie epifite, ha poco senso, uno per la loro natura, poi perché mangiano. E poi vogliono anche acqua, cioè vogliono umido, ma mangiano. Per assurdo lo fanno in Giappone. In Giappone, in Australia, la cultura delle piante per le esposizioni e le mostre è molto forte. Lì
coltivano forte per prendere anche medaglie e tutto, premiazioni, anche perché se io ho una serra di vendita e ho le piante premiate, ovviamente è un valore aggiunto. Arrivano al punto che prendono delle divisioni, stessa pianta la dividono, una la mettono in puro letame di cavallo. Vedete dei mostri, perché sono dei mostri quelle piante, fioriture che uno dice come, cioè, fa, sono piantati in puro letame di cavallo, ma sanno già che quella pianta muore, perché questo è un discorso che vale per tutte le piante, giardino, non giardino, qualunque pianta. Se esagerate col concime e l'acqua, la cellula della, la cellula proprio vegetale cresce esponenzialmente, a tanto cresce tanto. Cosa succede? Si assottiglia molto la parete cellulare. Se io ho una cellula più piccola ma la parete cellulare è molto spessa, è meno delicata alle malattie. Se estremizzo questa cosa, quindi vado a pompare in quel modo, la pianta collassa, cresce, cresce, sviluppa, sviluppa, collassa proprio, cioè muore, cioè fa una fioritura assurda e poi vedi che inizia a marcire un pezzo, deperire, deperire, non la riprendi più, cioè loro lo fanno apposta con un pezzo e si tengono tutto il resto per prendere, dargli la medaglia, il super premio, qualunque roba, perché poi dicono io la pianta ce l'ho, però è, non è quella della medaglia, perché ormai l'hanno persa, ma in realtà è poi le sue divisioni coltivate normalmente. E quindi questo è per far capire quanto riesci a mangiare un cimiglio, cioè riesci a piantarlo in letame puro. Quindi però attenzione che poi noi non ci interessa la medaglia e avere una super fioritura, vogliamo una pianta sana, quindi dare la concimazione corretta senza esagerare, con l'acqua corretta, quindi senza pompare estremamente la pianta. Ci serve anche avere una pianta più robusta per le malattie. Più la parete cellulare è sottile, più l'insetto attacca. Più la pianta, la parete è spessa, è meno attaccabile. Quindi quello aiuta tanto. Ma vale anche per i giardini. Cioè, purtroppo in giardino si vede molto bene di quelli che giù acqua, giù concime, giù acqua, giù concime, hanno queste piante verdissime, ma poi si riempiono anche di malattie. Un giardino gestito bene, dove gli dai l'acqua giusta necessaria per non morire, per crescere dignitosamente, ma gli dai anche la possibilità di sentire l'asciutto, così la radice butta giù, andare a cercare nel terreno l'acqua, non avrò quelle piante belle verdi con bei foglioni e tutto, ma sono piante che prima di tutto hanno un apparato radicale affondato e quindi che ti capita un'estate come da me quest'anno, che sono 3 mesi che non vedono l'acqua e per quanto innaffi sarebbero già morte, e sono anche poi resistenti alle malattie, quindi sono più radicate, più stabili, meno problemi con i venti. Cioè, il concimare troppo e dar troppa acqua, sì, vedi queste esplosioni, fioriture enormi, ma c'è anche c'è i pro e i contro. Vorrei fare una domanda sull'acqua. Io mi sono messa a raccogliere l'acqua piovana. Sì. L'ho messo in un bidone di plastica, sì, fuori all'esterno, e quando mi serve la raccolgo. Sì. Però dopo un mese mi sono accorta che si formano delle specie di alghe verdi. Allora, l'acqua piovana è ottima, ma due accorgimenti. Deve stare al buio, quindi basta un telo nero attorno, e lì, se non è acqua che uno usa velocemente, tipo io avevo 2 bin, quelli sono 1000-2000 litri, io quando ce l'avevo a casa praticamente semplicemente ho staccato la grondaia del tetto del garage, tutta l'acqua del tetto del garage finiva e raccoglievo per bagnare l'orchidea, perché ne avevo tante, me ne andava tanta. Tendenzialmente tenerla al buio, ma soprattutto l'ideale, se sta lì poco, nel senso che nel giro di 2 o 3 giorni uno la usa tutta, non è un problema. Se invece sta lì tanto, l'ideale sarebbe mettere un ossigenatore d'acquario. Sono pompettine che costano veramente una cavolata, ma la mantiene ossigenata e la muove, non rimane stagnante. Perché se uno prende dell'acqua, la mette in un bidone, la lascia lì al sole e senza fare questo movimento di ossigenazione e di flusso di acqua, e state facendo una palude, cioè diventa uno stagno. Invece se uno mette, la tiene al buio, quindi non prende la luce,
e vuol dire che non riescono a svilupparsi le alghe. In più la, è un aereatore, praticamente c'è un tubino con una pietra porosa e pompetta, che uno mette la pompetta attaccata alla corrente, tubino, la pietra porosa in fondo, la fate cadere in fondo, si mette il tubo di misura e cosa fu? Il tubino butta aria, non è una vera e propria pompa, ma l'aria, le bolle risalendo fanno girare l'acqua e in più danno ossigeno, perché comunque l'aria ha l'ossigeno e quindi viene mantenuta ossigenata l'acqua e fatta girare. Ne costano veramente, si trovano anche nei garden, ne costano veramente una cavolata. Sì, sì, è un prezzo veramente, un po' di bolletta, ma consumano anche poco quelli. Sì, sì, ormai si trovano. Suggerimento di che plastica usare, fare che della serra? Allora, quelli che mi tengono di più dalle strade. Sì, lì poi diventa una cosa soggettiva. Uno per costi, per fare la serra, e uno per isolamento termico. Io preferisco il doppio vetro, il vetro-vetro, camera doppia, perché camera singola non vi tiene una mazza. Se uno poi ha voglia di spendere, io devo ancora costruirla purtroppo la serra, però intanto al momento sfrutto quella del giardino botanico, quello che mi sono già messa d'accordo col vetraio, camera, lì li faccio fare apposta, però mi costano una follia, praticamente gli faccio fare la camera molto alta, quindi spazio d'aria molto spesso, quello fuori, visto che da noi ogni tanto c'è delle grandinate che ti trovi come se fosse inverno, perché le piante senza foglie ad agosto, quindi vetro di quelli che ci cammini anche sopra praticamente, e l'altro vetro più sottile all'interno, però con camera d'aria spaziosa, perché quello che fa tanto dell'isolamento termico è la camera d'aria. Poi ovviamente metto l'antisfondamento sopra per la grandine, perché vorrei evitare di trovarmi tutti i vetri sulla collezione, quindi questo è un problema. È una cosa costosa, perché comunque farsi fare i vetri in questo modo è una cosa costosa, ma è una cosa eterna, cioè voi quella la piazzate su e finita lì. Policarbonato, quello, ci vuole quello alveolare, il top è l'esa alveolare, forse costa di più di un vetro doppio, ha dei prezzi pesanti. Il top è l'esa alveolare, che è policarbonato, spesso così si va a compromessi. Ad esempio c'è anche chi mette due foglie di policarbonato di quello più sottile. Attenzione proprio alla quantità di luce, perché se io vado a mettere due fogli riduco di molto la luce, quindi a quel punto piuttosto non si mette proprio l'ombreggiante, cioè metti i doppi, perché prendere due fogli singoli, tra l'altro con il doppio, se uno ha una struttura che te lo permette, mettendo due fogli di policarbonato singoli, a quel punto fai lo stesso lavoro della camera d'aria, ci metti la camera d'aria in mezzo, così almeno ti isola ancora di più. Però poi è il problema della luce, quindi è sempre un cercare la soluzione migliore. Io tra costi, duratura, quello che ti serve, contando che il policarbonato va cambiato, sostituito. Uno con la grandine, se non mettete il telo antigrandine lo disintegra proprio. L'altra cosa è che non dura nel tempo. Purtroppo, essendo una plastica, con il sole, con il tempo diventa opaca. Giardino botanico, che adesso metà serra l'hanno già cambiato, ma quest'anno faranno l'altra, la parte dove abbiamo le orchidee, era vecchio, le orchidee non tiravano giù l'ombreggiante, cioè una fa le nocce senza ombreggiante, detto tutto, cioè perché il policarbonato tende, cioè, fa questo effetto qua, ti va a ombreggiare direttamente lui, quindi il policarbonato negli anni comunque poi è un materiale che va sostituito. Esatto, no, il vetro, ecco, il vetro, attenzione che poi rischi invece l'effetto lente. È vero anche che però il vetro comunque toglie gli UV, perché se voi vi mettete di fianco al sole in casa contro una finestra non vi abbronzate. In macchina dovremmo essere tutti ustionati, non ci abbronziamo, perché comunque il vetro è fatto apposta che ti toglie l'UV. Quindi è vero che non hai l'ombreggiatura, ok, o comunque si mette un'ombreggiatura leggera, ma è anche vero che quel problema grosso sono gli UV, e il vetro comunque te li trattiene.
quindi ad esempio c'è dei vetri spettacolo che hanno già un tessuto all'interno bianco fine che fa, e sono già ombreggiati. C'è i pro e i contro. Se sei in una zona dove c'è sempre il sole, tipo al sud che non piove mai e anche in inverno hanno molto sole, quello lì è ideale perché è già dentro l'ombreggiante, non hai problemi. Tra l'altro sono di sfondamento anche loro con la camera e tutto. Già da me che in Alessandria in inverno se c'è il sole c'è la nebbia, se no c'è le nuvole e piove, noi facciamo 3 mesi senza sole. Arrivi al punto che in realtà in serra devi aggiungere la luce artificiale. Quindi lì mettono un'ombreggiatura fissa come quella, veramente o ti metti la luce artificiale per l'inverno, così però tocca pagare, o se no in inverno togli l'ombreggiatura. Una cosa ad esempio che fanno, ad esempio qua l'ex Giulio Porrini, che è ex Riboni Orchidee, ma anche Giancarlo Pozzi, molti, in autunno vanno sopra i tetti e danno la calce bianca. Impastano, danno la calce, scusami, in primavera danno la calce, in estate pian piano, poi soprattutto in autunno che inizia a piovere, viene lavata via, in inverno viene automaticamente tolta l'ombreggiatura. Poi in primavera, come inizia ad aumentare di nuovo il sole, di nuovo vai su, pompa, gli dai la calce, così in estate, poi vabbè, quando si parla di cimbidium, che si parla di collezioni dove se prendono il sole si bruciano subito, quindi giù calce in primavera, che così almeno ombreggia il giusto, ovvio che poi devi studiarti un attimino la quantità di diluizione per fare l'ombreggiatura giusta, in autunno ricomincia a piovere, pian piano si scioglie e poi in inverno così hai più luce. Se no poi c'è gli automatismi di ombreggianti che vanno su, giù, ecco. Gli ombreggianti sono un altro problema. Da noi nei garden giù in Alessandria esiste solo quel cacchio di ombreggiante, quello verde scuro, che è praticamente il 90%. Se voi mettete un ombreggiante così, perfino per il fare, no, ci si trova. Cioè, ok, non vogliono solo diretto, ma non sono piante da ombra, non sono piante da sottobosco, vivono a metà degli alberi, vogliono luce, tanta luce, ombra luminosa, vogliono tantissima luce che non sia solo diretto. Quindi se io vado a mettere un ombreggiante spesso così e tappo tutto, è troppo. Trovare gli ombreggianti seri, chi è zona Milano, Varese o che è fortunato perché si trovano, io sono vengo su a Varese a comprarmi un ombreggiante. Vabbè, poi per fortuna c'è internet, adesso comprate quello che volete. Sincera, io avevo un 40% di ombreggiante, poi ovviamente metti sopra levanda, cioè quello che vuole più luce, sotto dove fanno un po' che vanno a ombreggiare quelle sotto che ne vogliono meno, poi ovviamente si sfrutta la distribuzione delle piante. Tipo le celogine non le metti in pieno sole, però metti cimbidi dove c'è più sole, dietro ci metti quelle, vai a sfruttare le varie aree e poi quello è. Poi si osservano. Tipo, se la foglia tende al giallo vuol dire che ha tanta luce, se la sto strinando è meglio che l'ombreggio, se la foglia è troppo verde scura vuol dire che sto dando troppa luce. Infatti le phalaenopsis che non vengono messe sul davanzali, che non prendono abbastanza luce, le vedi subito perché hanno le foglie di quel colore. Non mi fiorisce, mi arriva sta phalaenopsis verde scura. Dove ce l'ha? In mezzo al tavolo o sul mobile di fianco alla televisione. Non ha luce sta povera bestia, sta facendo quintali di clorofilla per riuscire a fare qualcosa. Non possiamo pretendere. Non è facile. Studiare, fare una serra. Com'è vecchia? Rifatta. Togli le pareti e sfruttiamola per bene. Ottima soluzione. Il problema è che ho già l'ometto. Grande, iper coibentato. Quindi tu non avresti la luce da sopra. Esatto. Quindi devo studiare bene cosa mettere intorno. Sì, e conta che se tu la vuoi fare per orchidee da serra fredda, tipo cimbidium, il tetto può essere già un problemino. Quindi a quel punto veramente vetri attorno in modo che prendi tutta la luce possibile e a quel punto sfrutti gli esterni da mettere i cimbidium e i dendrobi tipo nobile, specioso, quelle cose lì che vogliono tanta luce. E se poi trovi qualcosina tipo la visa di scol, cioè quelle cose, pleione, quelle cose che vogliono meno luce, le piazzi in mezzo. Cioè gestisci le specie da tanta luce e le specie da poca luce in quel modo. Esterno chi vuole luce. Sì. Allora, poi ad esempio, i cimbidium, se sei in una zona che tipo, se mi dici sono in Trentino, sui Cucuzzi, ti dico di no subito,
ma tipo zona Milano potresti anche tranquillamente prendere la plastica trasparente, quella un po' robusta, e farci un tiro rotondo. È comunque una cosa che poi in 2x3 tra il vento te la può, il sole, il gelo te la può, cioè, quindi dipende uno quanto ha bisogno, può spendere, cioè devi un attimino vedere. Io, mio papà e mio marito uguali, siamo piazzati uguali, esatto, anche noi. Stesso discorso che faccio io, se la manodopera te la fai tu, risparmi praticamente il 70-80% e quindi ti permetti di andare con i materiali migliori. Ovvio che mi rendo conto che uno che compra una serretta già fatta deve fare bene o se la fa costruire, sì. Sì. Più che altro che sono una studia fatta bene, tutti i vantaggi che vai dopo. Ad esempio, uno da me, questo è il mio, piccola digressione, coltiva insalata, cioè non gliene frega niente di pianto, che cioè fa l'orto, inizia a fare l'orto un po' prima e lui a mangio già i pomodori grossi così, ha fatto la serra, un palazzo l'hanno ristrutturato, conosceva quello che faceva la ristrutturazione, hanno cambiato completamente le finestre, perché c'erano degli infissi che non piacevano, tra l'altro in alluminio e doppi vetri. Lui ha fatto la serra di finestre, ha fatto i telai, ha messo tutte le finestre, quindi in estate apre tutto, in inverno chiude tutto, vetri doppi, pagato zero, recuperato semplicemente delle finestre. Ovvio, devi essere uno che sa, puoi farsi il telaio per buttare su queste finestre assieme, cioè tetto di finestra, tutto di finestra, ha messo assieme via. Sì, esteticamente, però non gli frega niente, dietro casa deve fare l'orto, costo zero. Ci sono anche queste robe. Un altro, so che ha fatto le pareti della serra, hanno cambiato dei vetri delle vetrine di un negozio, ha messo insieme i blocchi delle vetrine. Scusate il termine, ha avuto culo, detto proprio tra noi, perché lì tanta fortuna, cioè non è che trovi vetri così a gratis tutte le volte, però se uno trova l'occasione anche quello funziona. Allora, se c'è l'ultima domanda, perché dobbiamo liberare per la donna. Sì, assolutamente. Se non ce ne sono più, ringraziamo Francesca, vicepresidente alla questa relazione, tutti voi che avete ascoltato, siete stati qui con noi, e alla prossima.